sicurezza alimentare e ambientale a tutela della biodiversità, dei cambiamenti climatici e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030. Il ruolo dei biologi risulta fondamentale e la giornata di oggi in qualche maniera dimostra come i professionisti della salute e della tutela ambientale, come i biologi, insieme alle altre professionalità, possono dare un enorme contributo per, ad esempio, il raggiungimento del 12° obiettivo, nuovi modelli di produzione e consumo, quindi bioeconomia ed economia circolare. Il Centro Cibo in Salute è uno dei centri interdipartimentali di eccellenza dell'Università di Bari. Collabora molto con il Centro per la Sostenibilità, il Centro di Eccellenza per la Sostenibilità dell'Università di Bari, diretto dalla professoressa Pisano e con la collaborazione della dottoressa Tarsitano. Quindi la sinergia che c'è all'interno dell'Università è messa a servizio dell'Ordine dei Biologi proprio per andare incontro alle esigenze di sostenibilità ambientale e di sicurezza alimentare del cibo. La sicurezza alimentare, così come la immagina il Centro Interdipartimentale Cibo in Salute che coordino, è anche portare al consumatore un cibo salutistico, che sia sicuro per la salute. Quello della sicurezza alimentare, tema centrale dell'incontro, della giornata, è un tema molto complesso nel quale sicuramente il ruolo del biologo è certamente di rilievo, di grande importanza, in quanto è una figura professionale che entra, diciamo, a pieno titolo in vari anelli strategici della catena agroalimentare italiana, a cominciare dal primo anello della catena, cioè della produzione primaria, per finire insomma al consumatore, e sul quale l'attenzione della nostra categoria è particolarmente focalizzata, soprattutto sul piano dell'educazione alimentare, per promuovere idonei stili di vita, scelte alimentari che possano aiutare nel complesso la comunità a intraprendere quel percorso di transizione ecologica verso cui tutti siamo obbligati veramente ad andare. Poi si è parlato molto del sistema di controllo che noi abbiamo in Italia, è un sistema che pone il nostro paese all'avanguardia non solo in Europa ma anche nel mondo. Il mio contributo innanzitutto è stato rassicurare la platea dei biologi che la Federazione Nazionale dell'Ordine che io presiedo è molto attenta sulle tematiche ambientali, che rappresentano purtroppo in questo momento una delle principali preoccupazioni per l'insorgere di patologie. I prodotti di degradazione chimica, i prodotti di degradazione biologica, le sofisticazioni e le edulcorazioni del sistema alimentare inducono purtroppo, con l'andar del tempo, delle modificazioni dell'espressione dei nostri geni e quindi possono indurre in molti casi l'insorgenza di gravissime malattie. Quindi non esiste salute per l'uomo in un ambiente degradato che contenga, attraverso l'aria, l'acqua, il suolo, gli alimenti, al proprio interno questi elementi tossici che a lungo andare diventano nocivi per accumulo, e c'è l'insorgenza appunto di queste nuove patologie. Per cui non si tratta solo più di ambientalismo, ma si tratta di vera e propria salute, di sanità. Cioè il One Health significa che l'uomo adesso va protetto nel contesto abitativo nel quale opera e vive. Noi come Commissione, in generale la Regione Puglia, vogliamo avviare un proficuo confronto con l'Ordine dei Biologi, che sempre sono stati e sono presenti in tante dinamiche della nostra vita istituzionale e nella nostra vita quotidiana.
Il tema che è stato trattato oggi, ovvero la sostenibilità alimentare e ambientale, deve essere al centro non soltanto della nostra azione istituzionale, ma deve essere al centro della nostra vita quotidiana. Noi dobbiamo salvaguardare le nostre filiere agroalimentari e devo dire che da questo punto di vista, come regione, siamo molto avvantaggiati perché abbiamo delle importanti filiere. Però su questo sarà necessario incidere per essere vicini al nostro territorio e anche affiancare tutte quelle campagne che oggi ci vedono impegnati contro quello che io, scusatemi, ma definisco cibo spazzatura, vedi ad esempio il cibo sintetico.